Salve amici, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi voglio introdurre in un argomento molto particolare. Come voi saprete, ci sono tantissimi nostri connazionali in difficoltà, probabilmente anche tu sei un nostro connazionale in difficoltà, questo non lo possiamo sapere. E il mio messaggio vuole essere un messaggio di solidarietà verso tutti gli italiani che non ce la fanno più, non riescono ad andare avanti e voglio dirvi una cosa, cercate di resistere, non fate gesti inconsulti e prego chiunque veramente non ce la faccia più a contattarmi in privato perché la nostra organizzazione è proprio di gente disposta a tutto che ha bisogno. Noi abbiamo bisogno di gente che non faccia domande, è disposta a tutto perché dobbiamo riuscire a riportare in Italia uno status di democrazia. L'articolo 1 della Costituzione sancisce che in Italia il popolo è sovrano, ma di fatto il popolo è sottomesso, è un suddito con il cappio al collo. Noi, la nostra organizzazione, deve puntare a ripristinare uno status nel rigore di quanto è sancito dalla Costituzione. Il popolo deve essere sovrano e non sottomesso, quindi i poteri della sovranità nazionale devono essere riportati in mano al popolo, quindi moneta sovrana, quindi dobbiamo avere uno Stato in cui il cittadino comanda, perché la sovranità è anche simbolo di potere e se il cittadino comanda dobbiamo avere il cittadino all'interno delle istituzioni. Se anche tu stai pensando di farla finita, contattami in via privata perché forse abbiamo una soluzione, abbiamo bisogno di gente disposta a tutto e che non faccia domande. Ecco, questa è stata un po' la mia introduzione e quest'oggi nel nostro studio abbiamo anche una persona, un nostro adepto che è veramente in difficoltà e questa la voglio portare come testimonianza. Ecco, facciamo adesso una breve intervista. Allora, abbiamo qui con noi un caro amico che è veramente in difficoltà e vuole dare un messaggio a tutti gli italiani che sono in una situazione difficile. A te la parola. Allora, io sono Antonio Scerra, innanzitutto la mia difficoltà è solo economica. Per il resto sto bene di salute e fortunatamente ringrazio Dio e ringrazio me, sto bene anche di testa, nel senso che almeno riesco a pensare con la testa mia, riesco ad esprimere quello che voglio, anche senza soldi, e questo non importa. L'importante è che non perdo il senno. Allora, come ringrazio Andrea per questo argomento perché diciamo che io faccio parte delle persone in difficoltà, come che saranno in Italia 2-3 milioni. E diciamo che io ho la fortuna di avere la forza di reagire e di non deprimermi. Magari preferisco incazzarmi e questo lo suggerisco anche a chi è nella. Cioè, io praticamente spiego un attimo. Io sono da più di un anno che non lavoro e che non percepisco nessun sussidio economico statale, quindi da più di un anno. E la domanda era questa, seguendo più o meno, seguo, logicamente devo stare attento, essendo in difficoltà mi impegno per trovare un lavoro e per seguire tutto quello che ci circonda. Quindi mi interesso alla politica perché bisogna interessarsi per sapere come muoversi. Allora, visto che l'argomento era le cose da fare a livello di Italia politico, diciamo l'agenda, prima c'era l'agenda Monti, poi c'è stata l'agenda Letta, adesso c'è l'agenda Renzi, non sappiamo se è un'agenda o quello che è, comunque le cose da fare. Bene, le cose da fare. Io anche io mi sono fatto questa domanda, cosa devo fare? Allora, innanzitutto questo è il caffè che è terminato. Quindi io devo comprare il caffè. Questo è lo zucchero che tutti quanti usiamo, ma è finito anche questo. Cosa devo fare? Devo comprare lo zucchero. La pasta, questo è un sacchetto di pasta, c'era non so, c'è una pasta, è finita. Quindi cosa devo fare per mangiare? Devo comprare la pasta. Qua c'era il pane, aspettate il pane. Io le do un po' di tempo che per risparmiare compravo dei toast. I toast, facevo dei toast perché risparmiavo e duravo una settimana.
Noi italiani siamo amanti del pane, io sono meridionale, sono di Crotone e ci piace il pane fresco. Beh, io andavo avanti a toast, facevo dei toast, però sono finiti anche i toast, quindi devo comprare i toast. Purtroppo c'è il vizio di sigarette, le sigarette sono finite e devo comprare sigarette. Volevo andare dal dentista, dovrei andare dal dentista, ma non c'ho i soldi per andare dal dentista. Questi sono problemi che abbiamo tutti quanti. Non sto parlando di cose eccezionali. Volevo iscrivermi in piscina per star bene meglio fisicamente e per riuscire a smettere anche di fumare, ma per andare in piscina devo pagare un abbonamento. Allora, ho già detto che sono disoccupato, più che disoccupato, è più di un anno che io non percepisco nessun tipo di sussidio economico, da più di un anno. Antonio, permetti una Sì. domanda a questo punto. Nella tua situazione ti ci hanno portato, non è che uno ci arriva in modo No, ma volontario. questo è il mio messaggio, non è non è un messaggio di lamento. No, non ti ho ancora fatto la domanda. La Ah. domanda è questa. Noi sappiamo che nella tua situazione ci può arrivare chiunque. No, Voi no, italiani da ci casa? Ecco. siamo 2 milioni, 2 milioni, 2 e 3 milioni di persone. Ma c'è gente che non se lo immagina, ma magari da qua a poco, se ci saranno delle scelte sbagliate, ci arriverà È comunque. logico, Anche possiamo gente che arrivare non anche a se lo immagina. 5-6 milioni, perché no? Allora io voglio che tu lanci un messaggio a chi adesso può fare delle scelte, magari con un voto, e queste scelte dipenderà il benessere di tantissime persone e forse anche la vita di tanti che stanno pensando di farla finita, perché poi quando uno non ha più niente, preso dalla disperazione, può fare un gesto. Io voglio che tu dai un messaggio a chi magari nella tua situazione sta avendo dei brutti Infatti pensieri. io, questo, io adesso questo, scusami, mi riservavo di farlo alla fine, questo, magari questo era un messaggio più misto, nel senso che tante persone, il messaggio principale alle persone che sono in difficoltà è di resistere perché spesso chi si suicida, è sicuramente sono le persone oneste innanzitutto che si suicidano e non i disonesti, sono le persone più sensibili e quindi che alla fine pensano di avere dei sensi di colpa, quindi avendo dei sensi di colpa che stando in questa situazione è colpa loro, io dico non è così, perché siamo in 2 milioni, quindi 2-3 milioni di persone e quindi a questo punto anche io avevo pensato all'inizio che poteva essere, ero io incapace ed era colpa mia, non è così, quindi voglio dire principalmente alle persone che sono in difficoltà, di resistere e magari di incazzarsi, buttare una bestemmia in più e non tenersi niente dentro. La colpa non è vostra, la colpa è di questo sistema marcio che ci ha costretti ad arrivare qua. Siamo tutti persone, perché no, ma ormai lo sappiamo tutti, qua c'è anche un po', vorrei fare una tiratina delle orecchie per usare un eufemismo, all'informazione, cioè l'informazione bigotte che abbiamo. Che fanno vedere ogni tanto intervistano questa povera gente, ma poi nel merito non arrivano a niente. Perché se quando abbiamo un'intera informazione che mi sostiene il grullo di Firenze, ma come fa la stessa informazione poi a prendermi per il culo, a farmi vedere la povera gente che si suicida e ad andare ad intervistare dopo che si suicida? Questi sono i suicidati perché ancora nessuno, tuttora, non c'è un cazzo per la gente che non ha niente. Scusa, e questo c'è. Cioè, gli 80 euro, 82 euro vanno bene, certo che vanno bene, ma questa fascia qua di 2-3 milioni di persone non le aiuterà. E poi so che ci sono anche stati dei licenziamenti dal 2014, altro che l'aumento dell'1% di retta. Quindi questo numero sta cercando di aumentare perché il lavoro non sta crescendo. Io voglio sapere a maggio queste persone qua come faranno? Questo voglio sapere io. Tutti sappiamo quello che dobbiamo fare. Come dice Renzi, io so che devo comprare il caffè, ma non ho i soldi per comprarlo. Allora, come non ho i soldi io, come fa a fare le coperture di Renzi? Dove stanno? Quello era il discorso che volevo fare prima di fare questo. Nel senso che io so quello che devo fare, so che devo comprare il caffè, so che devo comprare zucchero e so che ci vogliono i soldi per comprare lo zucchero. Sono un padre separato, non ho reddito, non ho soldi. Come faccio io a comprare questo? Per non parlare che ormai non ho più una casa, perché stavo in un affitto, non posso permettermi più l'affitto, per non parlare di luce, acqua e gas e tutto il resto.
Però voglio dire, io so quello che devo fare, ma come faccio a pagare se non ho i soldi, a comprare se non ho i soldi? Domanda, come fa Renzi a fare tutte quelle cose se non ha le coperture? Comunque, lasciamo stare il fatto, io volevo dire solo una cosa. Chi vi parla è una persona in difficoltà, e ripeto, economicamente in difficoltà, perché ringraziando Dio io sono molto incazzato, meno male, e non depresso, se no magari mi buttavo anch'io da qualche parte o mi impiccavo. Io il messaggio che voglio lanciare lo lancio a una persona in difficoltà, di cercare di resistere e di non, non abbandonare famiglie, bambini di 2 anni, di non lasciare senza pace, perché alla fine sono, principalmente sono i deboli, sono gli uomini. E sono deboli, resistete perché non è colpa vostra. Abbiate pazienza perché adesso con questi europei cercheremo di cambiare qualcosa, di stravolgere tutto. Quindi, anche se la televisione non parla di pochi casi, so che qua c'è un giorno sì, un giorno no, ci sono 2 suicidi al giorno in Italia. Resistiamo, per favore, non è colpa vostra. Incazzatevi, battete i pugni, fatevi arrestare, andate in galera, ma non vi suicidate, per favore. Andate a ammazzare qualcuno pure, chi è responsabile. Mo, magari ammazzeranno qualcuno e se la prenderanno con me. Però voglio dire, non vi ammazzate voi, perché non è colpa vostra. E a questo punto non so, fammi tutte le domande che vuoi, perché per adesso mi sono sfogato. Fammi tutte le domande che vuoi. Cari amici, questa è stata una testimonianza, però vi garantisco che abbiamo una persona davanti molto forte perché, nonostante le difficoltà, cerca di resistere. Il messaggio è questo e lo do a voi che ci ascoltate da casa. 2 morti al giorno sono suicidi di Stato, di gente disperata che non ce la fa più, gente che probabilmente sta anche meglio del nostro Antonio, perché veramente Antonio, lui adesso non ha detto i suoi trascorsi, i suoi passati, ma io ho avuto modo di parlare con lui giusto ieri e so che è una situazione molto difficile. Il messaggio è questo: cari italiani mascalzoni della politica, abbiate paura, perché se entreremo noi nelle istituzioni, vi cacceremo come ratti di fogna, vi staneremo dalle vostre case e ci riprendiamo tutto quello che vi siete rubati, perché una società in cui vi è una classe che ruba e sottrae ricchezza alla collettività per vivere nell'opulenza, questa classe qui purtroppo dovrà rispondere anche di tutte le Posso? conseguenze e di tutto quello che è successo. Stavo guardando il cellulare, posso ricevere chiamate? Perché anche per telefonare io devo fare una ricarica telefonica e non ho i soldi. Ma questa è l'ultima cazzata, tanto chi vuole mi chiama. Scusami Andrea se ho Ok, creato un po' di disagio qui. ragazzi, credo che avete capito tutto il messaggio. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti e mi raccomando, non ammazzatevi. Ciao a tutti.